Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Alda Merini, L'altra verità. La prima pubblicazione di questo libro risale al 1986. Questa edizione è molto più recente ed è stata curata da Rizzoli. È la prima opera in prosa a carattere autobiografico della Merini e narra l'esperienza dell'autrice nel manicomio, dove è stata ricoverata per ben 10 anni. La prima volta in cui la Merini è stata ricoverata in manicomio è legata al primo episodio di bipolarismo. E la sua esistenza è stata segnata da continui ricoveri e dimissioni dal manicomio che coincidevano con quelle che erano le tappe della sua vita di donna, di madre e di moglie. La vera protagonista di questo scritto è la parola, una parola mai banale, mai incline alla retorica, mai stucchevole, una parola che riesce ad essere poetica, ad essere chirurgica, ad essere precisa, sapiente, a narrare quello che accadeva all'interno di questa struttura prima della legge Basaglia e racconta quindi della difficoltà delle ricoverate, della difficoltà di essere considerate persone, ma la Merini riesce a raccontare tutto questo seguendo il suo stile, seguendo la sua umanità che non manca mai, neanche in luoghi che potrebbero essere stati dimenticati anche da Dio. Accanto a questo testo vorrei proporvi la lettura di un altro testo scritto dalla stessa Merini, La pazza della porta accanto, scritto nel 1995. Questa è una riedizione a cura di Bompiani. La tematica è pressoché la stessa ed è legata all'esperienza di vita, quindi da cui non può prescindere quella del manicomio, della Merini. In questo caso siamo in presenza di un flusso di pensieri. A volte possono apparire anche disconnessi, seppure racchiusi in quattro sezioni ben precise: l'amore, il sequestro, la famiglia, il dolore, con una parte conclusiva in cui la Merini è intervistata e racconta in modo diretto quello che è il suo sentire. Un sentire che sicuramente evidenzia la sua determinazione ad essere libera, libera di scegliere, libera di battere le ali come una farfalla, libera di poter sperimentare l'esistenza che non diventa mai priva di umanità, anche quando le esperienze vissute, soprattutto quelle in manicomio, sono esperienze dure, estenuanti, ma come ha sempre riferito la Merini in una intervista, la sua vita è stata una bella vita perché l'ha pagata cara. Vi consiglio quindi la lettura di questi due libri di un'autrice mai dimenticata e sempre attuale. Alla prossima!